Quanti di voi credono o pensano di credere alle strane coincidenze? E quanti tra voi affermano senza imbarazzo di essere superstiziosi o comunque credere nella buona e nella cattiva sorte? Sicuramente, dopo aver ascoltato questa storia, molti tra voi cambieranno parere in merito. Il nome Violet Jessop. Per adesso in molte persone non provoca nessuna reazione particolarmente scioccante, ma vi assicuro, questo solo perché forse non conoscono la sua strana e misteriosa storia. Tutti conosciamo più o meno bene le vicende legate al transatlantico Titanic, tragicamente affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 a circa 1000 miglia da Boston. Pochi però probabilmente sanno che proprio il Titanic aveva altri due fratelli gemelli diversi tra loro davvero per minimi dettagli quasi rilevanti, l'Olympic ed il Gigantic, denominato poi successivamente Britannic, per i motivi che vedremo tra qualche secondo. Il 20 settembre 1911 l'Olympic salpa da Southampton, diretto a New York. La nave è al comando del capitano Edward John Smith. Vi ricorda qualcosa questo nome? Un vecchio lupo di mare classe 1850. Del personale di bordo fa parte anche Violet Constance Jessop, una cameriera 23enne nata in Argentina. La nave leva le ancore con insopportabile ritardo e Smith intende probabilmente recuperarlo, quindi procede spedito verso il mare aperto a una velocità forse un po' troppo elevata. Accanto, a poca distanza e sulla stessa rotta, naviga Low Hook, un vecchio incrociatore protetto della Royal Navy. A un certo punto, all'altezza dell'isola di Wight, le due navi vengono a collidere. Comunque sia, entrambi le navi si salvano. Non si registrano vittime, sia il capitano Smith, sia Violet Jessop sbarcano felicemente a Southampton. L'incidente però rappresenta un serio intoppo per la White Star Line, che nella costruzione dell'Olympic e dei suoi gemelli, il Titanic ancora in costruzione ed il Gigantic, ha investito una montagna di denaro. L'Olympic viene riportato in tutta fretta a Belfast per le riparazioni ed ormeggiato accanto al Titanic, già varato, che si trova in allestimento. Il 10 aprile, con 20 giorni di ritardo rispetto alla data originaria, anche il Titanic salpa finalmente da Southampton per il viaggio inaugurale che si conclude come ben sappiamo. Ciò che a noi interessa sottolineare è che il comandante del Titanic è Edward John Smith, lo stesso che pochi mesi prima era al comando dell'Olympic durante la collisione con lo Hawk. Ma a bordo del Titanic ritroviamo anche un'altra nostra vecchia conoscenza, Violet Jessop. La cameriera si è offerta di far parte dello staff della nave ed il suo ruolo sarà sempre quello di addetta ai passeggeri di prima classe. Violet scende da una carrozza alle 6 del mattino del 10 aprile e si presenta all'imbarco. Sarà una delle 23 donne dell'equipaggio del Titanic. Violet scampa miracolosamente al secondo naufragio in quanto, salita sulla scialuppa numero 16, viene raccolta dal transatlantico Carpazia. Il serio incidente all'Olympic e poi il tremendo naufragio del Titanic, con più di 1500 vittime, potrebbero essere considerati da chiunque come un avvertimento del destino. Forse un suggerimento a cambiare mestiere, o comunque a star lontani dal mare e dalle navi. Violet, però, è fatta di un'altra pasta, e il 12 novembre 1916, dunque in piena guerra, si imbarca sul secondo gemello del Titanic, il Britannic, inizialmente denominato Gigantic, ma repentinamente ribattezzato scaramanticamente dopo l'incidente del gemello Titanic, requisito dalla Royal Navy e trasformato in nave ospedale per le esigenze belliche. Alle 14.23 di quel giorno, il Britannic salpa da Southampton con rotta su Lemnos, in Grecia. Ma neanche a dirlo, alle 8.12 del 21 novembre, mentre naviga nel canale di Kea, a circa 5 km dall'isola omonima, una tremenda esplosione squassa la nave. Si tratta di una mina, probabilmente posata insieme ad altre dal sommergibile tedesco U-73. Il Britannic affonda rapidamente, la prua si immerge e la poppa si solleva scoprendo le eliche che continuano a girare. Due scialuppe vengono calate in acqua un po' troppo precipitosamente. Chi è a bordo non riesce a dirigerle a dovere ed entrambe vengono fatte a pezzi dall'elica di dritta, che compie una carneficina tra gli occupanti. Venuto a conoscenza dell'accaduto, il capitano Barlett ordina di fermare le macchine proprio mentre una terza scialuppa si sta avvicinando alla poppa. A bordo di quell'imbarcazione c'è Violet Jessop. Resasi conto del pericolo, Violet si getta in acqua poco prima che una pala dell'elica a rallentamento colpisca la barca. Scampata al terzo naufragio in meno di 10 anni, l'intrepida Violet tornerà ad imbarcarsi nuovamente per circa 60 traversate successive, questa volta però con un destino più o meno migliore delle precedenti 3. Un caro saluto dall'ombra a tutti voi.